Sembrerà una carcerata così. Ciao, bentornati sul canale, benvenuti nuovi iscritti. Oggi un video velocissimo. Voglio farvi vedere come poter realizzare una crema viso fai da te. Gli ingredienti sono veramente di facile reperibilità perché potete trovarli al supermercato e in erboristeria. La cosa bella di questa crema viso è che potete personalizzarla in base alla tipologia della vostra pelle, quindi potete renderla adatta alle pelli miste, alle pelli grasse o alle pelli secche o alle pelli normali anche, profumandola come volete voi, come vi piace di più. Quindi spero che questo piccolo video vi possa piacere e scrivetemi nei commenti di sotto se per caso la proverete. Ciao, un bacio, a presto! Procuriamoci un vecchio contenitore di una crema ripulito con dell'alcol alimentare, del gel d'aloe che si può trovare al supermercato. Uno stecchino o un cucchiaino per mescolare gli ingredienti che vi farò vedere e in ultimo l'olio essenziale che preferite. Nel mio caso ho scelto l'olio essenziale di lavanda per le pelli impure. Andiamo a versare il gel d'aloe nel nostro vasetto. Io lo riempio completamente perché avevo finito appunto questo tipo di crema che utilizzo soprattutto in estate. Voi potete anche provare con una piccola quantità. Andiamo poi ad aggiungere 5 gocce di olio essenziale. Vi ricordo che nel mio caso ho scelto quello di lavanda che è adatto alle pelli impure o comunque alle pelli grasse. Ecco, e ora iniziamo a mescolare bene. Perdiamo un po' di tempo in questa fase perché è molto importante amalgamare bene gli oli essenziali al gel d'aloe perché si devono sciogliere molto molto bene. Per questo tipo di crema non c'è bisogno di conservante perché comunque non abbiamo aggiunto dell'acqua. Infatti il conservante va aggiunto in tutte quelle preparazioni che prevedono l'utilizzo di acqua demineralizzata. In questo caso il gel d'aloe ha già al suo interno il conservante, quindi di problemi assolutamente non ce ne sono. Oh, eccola pronta qui la nostra cremina profumatissima. Io la metto direttamente, visto che stamattina non l'avevo ancora utilizzata, appunto perché mi era finita. E come vi dicevo all'inizio, questa crema la trovo perfetta per l'estate perché è bella fresca e leggera. Inoltre, con l'olio essenziale di lavanda davvero opacizza la pelle grassa come quella che ho io. Io la uso proprio come base per il trucco e mi trovo benissimo. Vi invito a provarla. Spero che questo mini video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se decidete di provare questa crema. Vi mando un bacione. Ciao, alla prossima!